Buonasera, 29 maggio 2020, ricominciamo la trasmissione, scusateci, stiamo cercando di farne una intera che poi resterà registrata. Allora, prima di tutto era un saluto a Roberto Quaglia, è collegato con noi, ciao Roberto. Ciao. E poi abbiamo anche con noi Margherita Furlan di Pandora TV. Avevamo chiesto velocemente, mandato un piccolo messaggio, un abbraccio collettivo a Margherita, ti chiedevamo appunto come va con la redazione, ma approfittiamo anche per mandare un saluto a tutti i ragazzi della tua redazione. Grazie, innanzitutto buonasera a tutti, noi stiamo cercando di riprenderci perché comunque non è stato un momento semplice, non è tuttora un momento semplice, e stiamo cercando di riorganizzarci, le trasmissioni vanno avanti, però vogliamo incrementarle, renderle più forte, e quindi stiamo cercando di allargare la redazione con più persone e anche con prodotti nuovi e diversificati. Vogliamo andare avanti, quindi sappiate che noi ci siamo e vogliamo continuare in memoria di Giulietto, perché innanzitutto Giulietto non ci avrebbe mai permesso di spegnere. Infatti, è il messaggio migliore che si possa fare. Dunque, cominciamo con le notizie della settimana. Come avrete visto dal titolo, io ho messo Covid, le cure proibite, perché già avevo fatto una decina d'anni fa un film, Cancro, le cure proibite, e più ne cercavo e più ne trovavo. E adesso sembra che col Covid stia veramente succedendo la stessa cosa. La settimana scorsa era toccata alla plasmaferesi, che era stata praticamente prima annunciata e poi fatta morire sul nascere. Questa settimana è toccato alla idrossiclorochina. Allora, vi spiego velocemente. L'idrossiclorochina è un antimalarico, ha la proprietà specifica di andare a tappare i recettori ai quali si attacca il virus del Covid. Quindi come se occupasse già un parcheggio che il Covid non può più occupare. Quindi è più che altro una medicina preventiva. Però è stata usata, è stata testata e sembrava funzionare molto bene in grande maggioranza dei casi. Tant'è vero che, vediamo la slide numero 1, questo è un articolo del Fatto Quotidiano del 28 aprile, di un mese fa, quindi il titolo dice: coronavirus da nord a sud, 1039 pazienti trattati a casa con idrossiclorochina, il punto sulla sperimentazione, crollo dei ricoveri. Vediamo la slide 2. Dall'articolo si legge che il dottor Cavana di Piacenza ha iniziato a utilizzarla dalla fine di febbraio e ha avuto una risposta positiva del 90% dei casi. Il cambiamento, secondo Cavana, è arrivato con la somministrazione di idrossiclorochina fin dalle prime fasi della malattia, quando i pazienti erano a casa, e ha avuto come conseguenza il ricovero di pochissimi casi in condizioni acute. Un trattamento che, stando ai dati preliminari raccolti da 5 ASL diverse, sta funzionando in tutta Italia. Cosa succede? Passa un mese circa e adesso la idrossiclorochina viene proibita praticamente in tutto il mondo. Vediamo la slide numero 3, questa è la Repubblica dell'altro ieri. Coronavirus, l'Italia sospende esperimenti su idrossiclorochina e clorochina. Sospesa l'autorizzazione per il trattamento del Covid-19. Vediamo la 4, anche in Francia, come vedete, stessa cosa. L'idrossiclorochina non è più autorizzata in Francia per trattare il Covid-19. Praticamente cosa è successo? È uscito tempestivo come non mai uno studio su Lancet che dice che di colpo questa idrossiclorochina non solo non è particolarmente efficace, ma che addirittura ha degli effetti collaterali molto pesanti, e quindi è meglio non usarla. Quindi rendetevi conto, è una medicina che è in giro da una vita, non so quanto, ma da tantissimi anni, di cui nessuno ha mai aveva sottolineato i pesantissimi effetti collaterali. Ma di colpa è un'altra medicina che gli stessi dottori avevano scoperto che funzionava, che di colpo non viene più usata. Quindi a me ormai sembra evidente, c'è un pattern ormai chiaro, si parla di vitamina C che fa bene e aiuta, e bam, di colpo la vitamina C viene demonizzata in tutto il mondo. Esce la plasmaferesi per curare i pazienti malati, e di colpo questa plasmaferesi entra nel discorso, diventa un argomento controverso. Adesso con l'idrossiclorochina è la stessa cosa.
Ovviamente, per me, ovviamente c'è proprio una intenzione di non voler trovare le cure, perché evidentemente servono altri numeri, servono i numeri più negativi possibili per i motivi che ben conosciamo. Margherita, cosa ne pensi tu? Beh, io posso citarti anche un caso abbastanza personale del mio medico, che è un pneumologo, che ha curato qui a Roma tutti i suoi casi di Covid-19 con l'idrossiclorochina, facendo fatica, a casa li ha curati, non in ospedale, facendo fatica a trovare nelle farmacie l'idrossiclorochina, perché a suo tempo, parliamo di 1 o 2 mesi fa, era talmente in uso questo farmaco che non si trovava più. Da talmente veniva utilizzato per curare la gente. Questi, tutti i suoi pazienti sono stati curati con questo farmaco e sono tutti quanti guariti. Quindi questo come primo dato che volevo raccontarvi. E seconda cosa, seconda notazione che io vorrei così lanciare è questa, che questo Lancet, che è una rivista scientifica di prim'ordine, è dagli inizi, da quando si è sentito parlare di Covid-19, da quando ancora non c'era il nome Covid-19, da quando è esploso il caso in Cina, che imperversa con degli articoli scientifici, tra virgolette, dandoci delle indicazioni, fornendoci delle indicazioni e cambiando in qualche modo la storia di questo virus. Come mai? Roberto. Allora, come mai è presto spiegato? Il nostro amico Pepe Escobar, uno dei più grandi giornalisti geopolitici del mondo, ha scoperto che The Lancet sarebbe finanziato, indovinate un pochettino da chi? Dalla fondazione Bill e Melinda Gates. Va Questo bene, inizia a spiegare un po' di cose, è perché qui si dappertutto. intravede veramente un asse, cioè un asse che collega tutta una serie di poteri forti, e The Lancet si sta giocando per sempre la sua grande reputazione scientifica per questa causa politica, evidentemente, che poi va a infettare anche i media nostrani. Ora, secondo me ci iniziano a essere gli estremi in futuro per un eventuale processo di Norimberga verso tutte queste persone, perché qui stiamo parlando di negare le cure giuste per quelli che potrebbero venire agevolmente salvati in fase ancora precoce di questa malattia, anziché poi finire in ospedale, eccetera. E c'è gente che sta evidentemente lavorando contro la salute pubblica per l'aggravamento dei pazienti, per la morte, quindi un processo, diciamo, di Norimberga, senza volere scomodare la storia, ma per dare un'idea del tipo di crimine che si sta compiendo qua. Ora, sull'idrossiclorochina, poi, andando a vedere bene il famoso studio del Lancet, poi in realtà si vede che sarebbe tarlato. Perché? Perché sarebbe uno studio che di scientifico c'ha solo il nome. Perché il The Lancet avrebbe fatto uno studio basato sui ricoverati in ospedale, curati con la idrossiclorochina, ma di solito le persone che sono ricoverate in ospedale sono già in una fase grave e avanzata della malattia, e a quel punto è vero effettivamente che l'idrossiclorochina può creare dei problemi perché è un farmaco potente. Quindi, se uno è molto molto debole, già completamente compromesso, gli può eventualmente creare più danni che benefici. Ma la terapia vera, giusta, quella che è stata messa in atto diciamo, gli indomiti e coraggiosi eroici medici italiani in tutta Italia, che si sono fatti un baffo delle indicazioni di questi istituti di sanità, questi politicanti di merda. Ecco, l'indicazione è che con l'idrossiclorochina vanno trattati i clienti ai primi sintomi, già i primi sintomi. Peraltro, hanno tutti preso in giro Trump per il fatto che lui si prendeva l'idrossiclorochina così, come se fosse scemo. In realtà, chiaramente, gli è stato suggerito dal medico della Casa Bianca, che probabilmente se lavora alla Casa Bianca non sarà un imbecille. E in effetti, andando a vedere negli studi, si scopre che l'idrossiclorochina è indicato anche come profilattico dell'infezione da coronavirus in generale. Adesso il Covid è un coronavirus, quindi il fatto di usarla addirittura come profilassi non sarebbe una cosa campata in aria e stupida come viene fatta passare sempre sugli stessi giornali. Ecco, questo era tanto per riassumere un pochettino la situazione. Bene, ti vedo bello incendiato, Roberto. Senti, fammi solo un piacere, guarda se per caso hai acceso qualche browser di troppo, perché ti vediamo un po' saltellare ogni tanto.
Allora vorrei passare un'altra notizia. Questa veramente, appunto, sarebbe comica se non fosse tragica. Siamo alla slide numero 5. Questo è un articolo di 3 giorni fa di Repubblica che titola: calano, ascoltate bene, calano i contagi, vaccino a rischio. Lo scienziato di Oxford dice, questo scienziato che vedete nella foto, se l'epidemia svanisce, non riusciremo a testarlo il vaccino. Quindi è preoccupatissimo che il Covid se ne vada, perché sennò non potremo fare in tempo a testare il vaccino. E, Roberto, io vorrei commenta tu, perché io, a me verrebbe fare una battuta troppo spinta in questo caso. Vabbè che anche tu stasera sei bello caldo, però. Non lo so, a me viene da dire che il fatto di dire che hanno la faccia come il culo Ecco. è un diminutivo, nel senso che non si riesce, cioè, il fatto di d'accordo promuovere delle politiche completamente aberranti, ma riuscire a farlo così sfacciatamente, per cui si addirittura rammaricano che non ci sia più il virus perché non possono usarlo ai loro fini, è veramente una cosa che lascia sgomenti. Margherita, vuoi fare un commento anche tu, cioè che ormai ci Sì, siamo espressi tutti. volevo aggiungere qualcosa, proprio a proposito di Bill Gates, che comunque, siccome anche lui si è preoccupato di questi 2 mesi, insomma, che rimarrebbero di tempo per poter sperimentare questo vaccino, ha ben pensato di fornire, se non erro, 300 milioni di dollari ad una casa farmaceutica per incentivare maggiormente le ricerche. Quindi Bill Gates è sempre presente in tutte queste questioni. E vorrei dare un dato, qualche dato su Bill Gates in riferimento a quello che diceva prima, Roberto, che Bill Gates è, come sappiamo, il principale finanziatore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che la finanzia con 4,3 miliardi. Ma non solo, perché lui finanzia l'Università di Oxford, che è stata molto presente in tutta questa storia, con 243 milioni, l'Imperial College di London, che ha creato tutti i suoi studi sulla pandemia, con 280 milioni di dollari, finanzia la BBC con 53 milioni di dollari e soprattutto l'Università Johns Hopkins, che ha fornito, è quella che fornisce le statistiche, le mappe sul Covid, con 870 milioni di dollari. Poi ci sono molte altre aziende, strutture che finanziano, ma volevo darvi questi dati perché mi sembrano piuttosto interessanti per un'analisi più appropriata di quello che sta succedendo. Sì. Io direi una cosa, cioè per chiudere con un commento su quella frase di quello specialista epidemiologo, cioè dire speriamo che non svanisca, è un po' come dire, qualcuno ha scritto sul mio sito, sarebbe come dire speriamo che il cancro a un certo punto non sparisca troppo in fretta, altrimenti non facciamo in tempo a trovare la cura. Cioè siamo qui a questo tipo di ragionamenti praticamente. Cioè, se il virus sparisce, basta, che problema c'è? È sparito. Il problema è proprio quello che non vogliono che sparisca. Abbiamo bisogno di questo virus, io lo vado dicendo ormai da tante settimane, esattamente come 10, 15, 20 anni fa avevamo bisogno di perpetrare l'idea che Bin Laden fosse vivo, perché avevamo bisogno di questo spauracchio per andare avanti con la storia del terrorismo internazionale. È la stessa identica cosa, mutatis mutandis. A proposito di Trump, vediamo la slide numero 6, per favore, perché ha fatto un tweet. Tutti sapete quello che sta succedendo a Minneapolis in questi giorni, cioè dopo l'uccisione del nero l'altro giorno, praticamente in diretta, ucciso in diretta sotto lo sguardo dei telefonini per 8 minuti, tenuto schiacciato a terra, dicendo non ce la faccio respirare, fino alla fine è morto. Ci sono ovviamente delle reazioni violente a Minneapolis. E Trump ha fatto un tweet che dice: non posso star lì a guardare quello che succede a una grande città americana, Minneapolis, totale mancanza di leadership. O il Pappamolla, sindaco della sinistra radicale, Jacob Frey, mette a posto la situazione e riporta la città sotto controllo, oppure io mando la Guardia Nazionale perché facciano le cose come vanno fatte. Voi su Pandora avete seguito bene tutta questa vicenda di Trump con Twitter. Mi vuoi dire qualcosa, Margherita? Beh, speriamo di averla seguita bene. Sì.
Grazie per questo. In realtà la questione con Twitter è iniziata qualche giorno fa, la questione tra Twitter e Donald Trump è iniziata qualche giorno fa quando aveva postato Donald Trump un post dove diceva che le elezioni condotte per via posta non sarebbero affidabili, non sarebbero credibili. Questo perché? Perché c'è un problema relativo al Covid, perché siccome tutti ci stanno dicendo, attenzione, che ci sarà una seconda ondata in autunno di questo Covid, quindi le elezioni presidenziali in America sarebbero sottoposte ad un'analisi diciamo che potrebbe esserci qualcuno che vuole fare saltare queste elezioni presidenziali in questo modo. Quindi questo diventa un problema per Donald Trump che sta iniziando a difendersi. Cosa ha fatto? Ha fatto questo tweet e Twitter ha assunto il ruolo di gendarme, di moderatore e non è che gli ha cancellato il post, ma l'ha oscurato mettendoci un punto di domanda sopra dicendo questo tweet è falso. Cliccate qui per leggere quali sono le vere informazioni sulle modalità di voto via posta. Ovviamente questa cosa qui, di fronte ad un presidente degli Stati Uniti d'America, non è piaciuta a Donald Trump, che dopo 48 ore si è premunito subito di firmare un ordine esecutivo per rendere più agevole il perseguire per vie giudiziarie i social network, quindi non solo Twitter, ma anche Facebook e tutti quanti gli altri social network che si assumono il ruolo di moderatori, che quindi, come noi sappiamo, molto spesso purtroppo ci cancellano dei post o chiudono degli account. E di oggi, per esempio, la notizia di YouTube che ha cancellato il quinto video del canale di Claudio Messora, BioBlu. Ah, questo ancora non lo sapevo. Sono tutte nuove forme di censura. Ora, dire che Trump stia dando una mano a noi, no, questo non possiamo dirlo. Però è ovvio che negli Stati Uniti è in corso comunque una rivolta sociale molto pesante, probabilmente aggravata anche dalla situazione economica del Covid, dall'aumento della disoccupazione che c'è in questi ultimi mesi. Gli Stati Uniti sono diventati una vera e propria polveriera sociale e razziale, già i problemi c'erano prima, figurarsi adesso, ma in tutto questo si stanno innescando delle problematiche appunto di diverso genere, problematiche politiche, c'è uno scontro tra poteri, perché oramai i social network come Twitter e Facebook sono diventati un vero e proprio potere politico, anzi sono degli attori politici che sono molto più potenti oramai di un qualsiasi stato, hanno una vera e propria agenda politica e possono addirittura permettersi il lusso di cancellare un post di Donald Trump e in qualche modo veramente di dirigere le argomentazioni politiche di una nazione e anche del mondo intero. Non dimentichiamoci che l'anno scorso, in agosto, il Dipartimento di Giustizia, questo per dire americano, questo per dire che la battaglia di Donald Trump nei confronti dei social network non nasce oggi, ma era già attiva da parecchio tempo. Nello scorso agosto il Dipartimento della Giustizia americano ha bloccato una richiesta di Google e di Facebook di posare un cavo sottomarino di 13.000 km. Questo cavo, che serviva per l'internet veloce, sarebbe andato dalla Silicon Valley, guarda caso, dalla Silicon Valley a Hong Kong, e non è, come sappiamo, un altro caso, perché a Hong Kong adesso sta succedendo qualcosa. E Donald Trump ha bloccato tutto questo perché? Perché Google e Facebook in questa impresa ha impiegato anche sei alleati asiatici, quattro dei quali cinesi, e Trump si è opposto. Quindi questa dimostrazione che questi social network stanno diventando veramente, non agiscono come delle imprese private, ma sono potenti e sono in grado di fare politica, di ricattare paesi interi, di sottometterli, e lo stanno effettivamente dimostrando in questo caso. E perché? Perché comunque se noi alziamo il tappeto, come diceva Giulietto spesso e volentieri, andiamo a vedere chi c'è dietro a questi social media, ci accorgiamo che c'è quello che viene definito il deep state. Ma chi è il deep state?
nel Deep State c'è la Silicon Valley, ci sono i grandi media americani, i grandi media occidentali, c'è Google, c'è Yahoo, c'è Amazon, c'è il Partito Democratico statunitense, ci sono tutti quelli che stanno parlando da parecchio tempo di capitalismo inclusivo, quindi stanno modificando veramente la politica e tutta gente che sta pensando di poter fare a meno degli stati così come li abbiamo sempre concepiti noi, sta pensando di sostituire gli stati con una nuova tecnologia transumana, possiamo dire. Tra l'altro, scusami un attimo, Roberto, questo argomento, questo fatto di responsabilizzare Twitter rientra in un discorso che tu avevi già iniziato la settimana scorsa, se non sbaglio. Sì, infatti io la settimana scorsa, tra l'altro anche un po' con la titubanza di quello che dice le cose per la prima volta, avevo avanzato il problema che questi social network che hanno l'immunità di legge per quello che pubblicano, proprio per il fatto che sono solo dei tramiti, si sono presentati come tramiti, nel momento in cui esercitano una funzione editoriale di selezione dei loro contenuti, a quel punto, a mio avviso, dovevano diventare responsabili di legge anche per i loro contenuti, e che ne avremmo viste delle belle. Ora, questo lo dicevo una settimana fa. Evidentemente annoveriamo tra i nostri spettatori anche Donald Trump o qualcuno vicino a lui, perché, oppure, vabbè, questo è chiaramente uno scherzo, però il fatto è che proprio pochi giorni dopo che noi ne avevamo parlato, che nessuno ne parlava di questa cosa in precedenza, è venuta fuori questa ordinanza o comunque questa iniziativa di Trump di togliere ai social network questo privilegio, questa immunità che è incompatibile con quello che fanno adesso. Allora, era comprensibile che ci fosse prima, aveva una sua razionalità. Facciamo conto che tu, per esempio, vai alle poste e mandi un pacchetto con un pacco bomba. A questo punto il pacco bomba arriva a destinazione, esplode, e cosa fai? Arresti il postino. È chiaro che il postino non ne può niente, lui portava un pacco. E così anche il capo delle poste non ne sa niente. Però se il capo delle poste dovesse verificare tutti i pacchetti che manca, approvare quelli che possono arrivare oppure no, allora è chiaro che se lui lascia arrivare una bomba è colpevole tanto quanto il terrorista che eventualmente l'abbia mandato. Ora, con i social network succede la stessa cosa. I social network hanno invocato una sorta di immunità presentandosi come piattaforme neutre, come le poste, che non hanno nessuna responsabilità su quello che succede, perché loro sono solo dei tramiti tra gli attori, no, che sono i cittadini, le persone, la società civile, che si scambia informazioni su di esse. Ma adesso, a tradimento, quindi hanno cambiato il gioco, cioè quando c'è il gioco e tu cambi le regole in corso di gioco. È chiaramente imbrogliare, ma tra l'altro imbrogliare al massimo livello. E Trump, o comunque qualche persona molto vicina a lui, hanno immediatamente colto questa gravissima contraddizione e sono partiti al contrattacco. È molto interessante questo momento, perché le due funzioni non sono compatibili. Lo stato delle cose non può rimanere così. Un social network o è una base neutra dove gli scambi si verificano, o è un editore che decide sulla legittimità dei propri contenuti. Perché oggi iniziamo con i discorsi di hate speech e quelle cose, ma abbiamo già visto che facilmente questi poi tracimano verso la censura vera e propria di opinioni politiche che di nocivo e pericoloso non hanno niente. Guardi, ecco, per esempio, la censura che ha subito Messora proprio adesso, ieri, oggi, è nuovissima, il quinto video cancellato da YouTube in questo stesso mese, e questo video chi era? Era niente di meno che un'intervista a Tarro, uno dei massimi virologi italiani. Allora, se uno dei massimi virologi italiani viene censurato da YouTube, YouTube è un editore, e in quanto editore chiaramente ci si aspetta che non abbia gli stessi diritti di una piattaforma di contenuti liberi. Avresti dovuto fare l'avvocato, secondo me, nella vita. Io sinceramente. Sei bravissimo ad argomentare. Ti ho visto con la toga in tribunale che facevi questa requisitoria. C'è una grande differenza. Gli avvocati fanno questi discorsi mentendo, sapendo di mentire, perché è la loro funzione. Io invece questa enfasi la riesco ad avere solo se credo profondamente in quello che dico. Ma diritta. No, sono incompatibile. Ok. Vorrei dirti, Massimo, che tra questi finanziatori di questi grandi social media c'è di nuovo anche Bill Gates.
Tra l'altro, la settimana scorsa abbiamo visto come lui, controllando l'OMS e avendo ammesso l'amministratrice delegata di YouTube, e abbiamo passato la clip nella quale ammette che loro prendono direttive dall'OMS, ci ha detto praticamente che lei prende direttive da Bill Gates. Senti, no, tornando al discorso della Cina, questo discorso, questa lotta, questa questione di Trump, come si inserisce nel momento più ampio di battaglia generale fra Cina e Stati Uniti? Perché voi su Pandora avete fatto una puntata 2 sere fa o 3 sere fa, nella quale tu dicevi: la Cina non vuole più essere il nuovo strumento imperiale nelle mani dei poteri finanziari. Di cosa avete parlato esattamente? Cosa intendevi? Intendevo dire proprio questo, che anche questo cavo che dalla Silicon Valley andrebbe a finire a Hong Kong, questi sono effettivamente dei poteri imperiali, cioè l'ex impero, cioè gli Stati Uniti d'America, che cerca di trasferirsi da un'altra parte, in questo caso nella Cina, perché il deep state che noi abbiamo sempre pensato essere solamente a Washington, non è solamente a Washington, ma si è trasferito anche da altre parti, ha cercato di portare questo nuovo tipo di capitalismo che non è più solo finanziario, ma appunto, come dicevo, è di tipo transumanistico, insomma, cioè è l'intelligenza artificiale, l'ha cercata di portare anche nelle grandi compagnie cinesi come Alibaba, per esempio, che ha dei soci che provengono dal deep state americano. Quindi, ad un certo punto, dopo la crisi del Covid, la Cina si è un attimo ritirata internamente e ha deciso, un po' come ha fatto la Russia tempo fa, ha deciso andiamo avanti da soli, ci guardiamo bene dentro oppure dentro di noi, possiamo farcela veramente economicamente oppure continuiamo ad avere dentro di noi anche qualche infiltrato, tra virgolette, che vuole venire a comandare, a casa nostra per trasformare quello che non è più l'impero vuole portarcelo qui a casa nostra. Quindi c'è questo collegamento, ma soprattutto è successa una cosa, per quanto riguarda la cronaca, è successa una cosa importante. Con dei mesi di ritardo c'è stata, proprio per il Covid, c'è stata l'Assemblea Nazionale del Popolo della Cina, che è il momento più importante politico nell'anno cinese. È stata approvata quasi all'unanimità una nuova legge sulla sicurezza nazionale che dà alla Cina un controllo quantomeno maggiore su Hong Kong. E lì arriviamo a questo cavo, guarda caso, poi Hong Kong è una delle grandi capitali finanziarie, no? Come tutti quanti sappiamo. E ci sono state nei mesi scorsi delle grandi rivolte che sono ricominciate dopo il Covid, proprio in questi giorni, nell'occasione di questa nuova legge che tra l'altro deve essere ancora approvata, dovrà essere approvata dal Comitato Permanente del Partito Comunista entro 3 mesi. E comunque ovviamente si prevedono delle restrizioni. La Cina vuole vietare, tra virgolette, atti di sedizione, sovversione, secessione, ma soprattutto c'è scritto nel progetto di legge interferenze straniere negli affari locali. Guarda caso. Quindi, cosa è successo? Che è intervenuto il segretario di Stato americano Mike Pompeo e ha addirittura informato il Congresso americano dicendo Hong Kong non è più autonoma dalla Cina. Quindi, che vuol dire? Ci ritiriamo, non ci ritiriamo? Ad Hong Kong ci sono 1300 società americane, in particolar modo finanziarie, che stanno operando. Quindi questo potrebbe essere uno scossone importante, ma che si ricollega sempre alle questioni della quasi guerra civile che è in corso negli Stati Uniti d'America, tra una fazione ed un'altra. E qui si tratta di capire dove stiamo andando, quali saranno i prossimi movimenti, chi vincerà. È certo che il mercato interno cinese sta raggiungendo 1,5 miliardi di persone. E ora come ora è possibile, secondo Xi Jinping, secondo quanto dice, quanto riferito dal Global Times, è possibile in questo momento, non prima, ora è possibile una defenestrazione delle multinazionali statunitensi che sono presenti nel territorio cinese e questo potrebbe aprire ad uno sviluppo veramente indipendente delle grandi potenzialità che ha la Cina, potrebbe cambiare proprio l'economia cinese.
alzarla di livello anche, ma questo però attenzione, perché aprirebbe le porte anche ad un accordo che probabilmente mutuale, che probabilmente potrebbe essere benefico e considerato tra repubbliche indipendenti e sovrani, a cominciare proprio tra Russia, Cina e Stati Uniti. Cioè la Cina, come la Russia, non vogliono più essere uno strumento nelle mani di potentati finanziari, perché cos'è il deep state? Sono dei potentati finanziari, sappiamo chi c'è dietro, le grandi famiglie come i Rothschild e come altri che hanno sempre sostanzialmente governato il mondo, insomma, e che adesso temono di perdere molto potere. Quindi secondo te, da come andrà a finire la faccenda di Hong Kong dipenderà anche il futuro di questi equilibri? Hong Kong è un punto dove, nel quale stanno puntando molto, ci sono delle infiltrazioni per me scontate, insomma per noi di Pandora sono scontate queste infiltrazioni che vanno avanti ormai da quantomeno quasi 2 anni se non erro, è un punto su cui si punta molto. D'altronde si sapeva, lo si sa da prima dell'11 di settembre, che il vero grande scontro sarebbe arrivato tra Stati Uniti e Cina. Chi governa il mondo è lì, in questa battaglia che si deciderà, e in questa battaglia è fondamentale l'internet delle cose, e quindi è fondamentale il cavo sottomarino che velocizza l'internet, ed è fondamentale la nuova tecnologia del 5G. Roberto, volevi aggiungere qualcosa su questo? Ci sarebbe da fare un intero dibattito, perché Margherita ha fatto una bellissima panoramica. In effetti, quando noi usiamo la parola deep state, l'espressione, molta gente continua a negare il fatto che ci sia, ma forse è dovuto anche al fatto che la parola deep state non rende bene conto, no, dell'intreccio sovranazionale di poteri a cui ci si riferisce con questa espressione. Perché poi anche con la faccenda del Covid, l'epidemia, la gente dice, visto, è arrivato anche in America, quindi non sono stati loro a spargerlo, perché non stiamo parlando dell'America-America, stiamo parlando di questa entità sovrastrutturale che in qualche maniera pretende di governare tutto. E tra l'altro, sempre a proposito di quello che abbiamo parlato prima, dell'idrossiclorochina, che adesso, dopo quel famoso articolo dell'Lancet, non solo l'Italia e la Francia, ma anche il Belgio le hanno chiaramente depennate dalle cure da usare, che chiaramente hanno aspettato solo il motivo, il pretesto, perché in realtà gli sono arrivati evidentemente gli ordini di procedere in tal senso, però diversamente la Russia no. La Russia ha esplicitamente detto no, noi continuiamo anche a usare i protocolli che stiamo usando, usiamo l'idrossiclorochina, eccetera, eccetera. Quindi si vede che non si parla più di sanità, qui è politica. Qui c'è evidentemente una parte politica, che poi è questo deep state, questa struttura sovranazionale, eccetera, che sta usando, e forse addirittura causato, la crisi del Covid per implementare un cambio radicale di politica nell'Occidente, un totalitarismo sanitario che ne vedremo delle belle, e nel contempo una guerra bioeconomica verso i paesi alieni, no? Tipo la Cina, la Russia, eccetera, eccetera, che comunque devono affrontare anche loro un problema virale che di crollo poi chiaramente del PIL, eccetera, eccetera. No? Quindi diciamo che è un momento storico interessantissimo. Molta gente che prova a capire quello che succede fallisce perché ricorre a categorie del passato, mentre noi stiamo scrivendo, non noi però, quello che succede adesso, si sta scrivendo una storia che poi verrà studiata probabilmente per decenni e decenni. Tutto quello che sta succedendo è nuovo e quindi non si può capire se non si capisce veramente a fondo quello che succede, ma non si può capire ricorrendo a categorie vecchie, no? Che è il modo in cui di solito la gente cerca di rappresentare il mondo. Quello non funziona più, ecco. Quindi adesso queste discussioni geopolitiche, queste discussioni anche su transumanismo e altre cose sono il modo fondamentale con cui noi possiamo creare un nuovo linguaggio, riappropriarci in piccole parti del discorso per toglierlo dai padroni del discorso che altrimenti ci costringono a pensare solo quello che loro dicono. Bene, vorrei chiudere con un piccolo pensierino comico, ironico, diciamo allegro. Voi ricordate che la settimana scorsa abbiamo fatto vedere quella gaffe plateale di Mentana che aveva riportato i diplomati americani morti? Ecco, sappiate che anche Dago Spia,
ha riportato questo total fail. Vediamo la slide numero 7, il total fail di mentale. Dago Spiero ha riportato qualcosa dicendo anche i debunker vengono debunkati da Heather Parisi, in questo caso, il giornale online di Mentana, corredo un articolo sui morti di coronavirus con le foto dei diplomati di un liceo di Brooklyn. Heather Parisi nel suo post, che qui non vedete, ma ha scritto Mentana, va bene, saranno anche le news della notte, ma per favore svegliati prima di pubblicarle. Ora, io voglio dire una cosa, ovviamente, perché insisto su questo argomento, non tanto per prendere in giro Mentana, ma perché questo episodio non è soltanto una gaffe, cioè dimostra la voglia disperata e pazzesca che hanno personaggi come Mentana e questi qui del mainstream di trovare morti dappertutto. Cioè sono talmente alla caccia di morti. Questo ecco perché era importante la notizia, anche se in realtà non era una notizia, perché in realtà denuncia appunto questa tendenza ossessiva a trovare i morti anche dove non ci sono. Quindi io chiuderei così. Tra l'altro ne approfitto anche per mandare un saluto a Heather Parisi, che so che ci segue da Hong Kong. Lei adesso lì è tardi di notte, ci vedrà domani mattina. Ciao Heather, un saluto. Salutiamo Margherita, grazie mille per il tuo contributo. Grazie a voi. E salutiamo anche Roberto. E noi ci vediamo lunedì sera per le domande a Mazzucco e a Roberto su Contro TV. Grazie a tutti, buona serata e a presto.